Guardate, guardate, avete visto che l'ha morso? L'avete visto? Ha fatto bene. Sì che ha fatto bene, diciamo, l'avversario è stato un po' scorretto, gli ha tirato un pugno sulla cinta, ma lui è Mike Tyson. Tyson è un criminale. Tyson non è un criminale. Ho letto la sua biografia. Ha avuto un'adolescenza difficile e per questo ha un carattere difficile. Non ho capito. Mi stai giustificando? No, io non sto giustificando nessuno. Semplicemente non bisogna condannare una persona. E poi lo sapevate, bambini, che lui aveva una colombaia, che lui adorava i suoi colombi e che sua madre era un'ubriacona, che si faceva di tutti i suoi amici ubriachi nel letto di suo figlio? Guarda che la madre di Tyson, e di Tyson, non me ne frega niente, me ne frega dei miei figli e non voglio che li fai vedere questa macellaria. Sai un'altra cosa? Tu non sei mica un scrittore. E cosa sono io? Uno come tutte, uno che cerca soltanto modo per affermare se stesso. Io domani porto Cosmo in palestra a boxare. Cosmo? Lo lasci stare. E etichettiamo i nostri figli? Sono marmellate, fragole, mirtilli, finocchi. Puzzi, lavati e pulisci il bagno quando esci e tira su la tavoletta quando pisci. Io non conto più un cazzo io in questa casa. Oddio, parlo come i padri. Sto. Dove sto? Prova a fermare questo telefono. Un minuto. Prendi la mano di tuo figlio. Guarda, 5 minuti da seguito e poi capirai dove sei e dove dovresti ecco stare. Ecco perché è strano, nostro figlio è sempre attaccato alla gonna. Vuoi essere la madre di un omosessuale celebre? Ti piacerebbe? Tua madre! Non mi toccare. Sei un poveraccio. Sei tu la poveraccia. Questa è la verità. Ecco chi sposta la sua carica erotica su tuo figlio. E tu dove sposti la tua carica erotica? Dove sposti la tua carica erotica? Senti impotente. Taglialo. Cosa? Taglialo. Ma cosa vuoi da me? Ricorda la promessa. Io voglio che tu vai da tuo figlio e gli dici che Mike Tyson è un criminale. Bambini, Mike Tyson è il più grande peso massimo di tutti i tempi. Vai fuori di questa casa.